Ciao a tutti ragazzi, oggi super video unboxing. Ci tengo nel dirvi che mi dispiace aver ritardato l'uscita di questo video, ma purtroppo ho avuto delle persone molto vicine colpite da Covid-19. La situazione è fortunatamente sotto controllo, ma voglio pregarvi tutti nel fare la massima attenzione indossando sempre e ovunque la mascherina e nel lavarvi le mani ogni volta che potrete. Mi raccomando! Tra poco aprirò le scatole di iPhone 12, iPhone 12 Pro, dell'alimentatore MagSafe e anche delle nuove cover compatibili alla ricarica wireless. Tutti questi dispositivi e accessori che si possono ufficialmente ordinare da venerdì scorso sono disponibili da ieri negli Apple Store fisici e nei rivenditori autorizzati oltre che online. Mancano invece ancora 2 settimane per l'inizio dei pre-order per iPhone 12 mini e iPhone 12 Pro Max, fissati per il 6 di novembre e con consegne da venerdì 13 novembre. Andiamo subito a scoprire i nuovi iPhone 12 e il nuovo iPhone 12 Pro. La prima cosa che noterete saranno le scatole di quest'anno, molto più contenute rispetto a quelle degli anni passati. Provo per un secondo a metterle a confronto con quelle di iPhone 11 Pro Max e di iPhone SE 2020. Come altezza sono praticamente la metà. La scelta non è puramente estetica, ma anche funzionale a ciò che troveremo, o meglio, a ciò che non troveremo all'interno e che vedremo fra pochissimo. Partiamo con l'unboxing di iPhone 12 che ho preso nel nuovo colore verde. Sono curiosissimo di vederlo dal vivo. Da buon appassionato Apple, quello dello spacchettamento è uno dei momenti di maggior godimento. Il suono della plastica è sempre musica per le mie orecchie. Tolta la plastica, apro la scatola dove trovo il nuovo iPhone 12 nel nuovo colore verde. Niente più curve di lato, ma solo angoli netti e squadrati, proprio come iPhone 4 e 5. Per me bellissimo. Sul frontale non c'è più la velina di plastica trasparente, ma un adesivo bianco che indica anche le funzionalità dei tasti. Andandola a togliere, si scopre il nuovo iPhone 12. Sotto si trova il nuovo cavetto da 1 metro da Lightning a USB di tipo C, quindi niente più USB tipo A, e un minuscolo folder che contiene la spilla per estrarre il carrello della SIM, alcune istruzioni veloci e un unico adesivo Apple bianco. Sarebbe stato davvero bello inserirlo nel colore dell'iPhone. Pensaci Apple per il prossimo giro. Primissima impressione, seppur parliamo di un 6,1 pollici, la sensazione iniziale è quella di trovarci un dispositivo più compatto, ma allo stesso tempo che mostra uno schermo più ampio. Il merito è sicuramente delle cornici ancora più sottili. Passiamo adesso ad iPhone 12 Pro che ho scelto nel nuovo colore blu pacifico, che mi è piaciuto un sacco dalle foto e dai filmati diramati da Apple. Vediamo se dal vivo si conferma l'impressione. Inutile dire che la qualità della scatola è molto elevata ed è di colore differente rispetto a quella di iPhone 12, nera al posto del bianco, colore che identifica quasi sempre la gamma Pro di Apple. Scartiamo anche questo. E voilà! Vado ad aprire, wow, che bello questo blu, soprattutto nelle finiture lucide in acciaio laterali. Sarà un vero peccato doverle coprire con una cover. Sul display c'è lo stesso adesivo bianco già visto su iPhone 12. Quando rimosso si mostra il nuovo display da 6,1 pollici, cresciuto dai 5,8 pollici di 11 Pro, XS e X. L'interno della confezione è identica a quella vista prima, quindi cavo da Lightning a USB di tipo C e piccolo folder, sempre con un unico adesivo. Prime sensazioni, mi ha colpito davvero questo nuovo blu, gli calza a pennello e gli dà un aspetto elegante e sportivo allo stesso tempo. I bordi in stile iPhone 4 e 5 sono per me un ritorno ad un passato glorioso e gli danno un grip incredibile. Come avrete visto e forse già sapevate, in entrambe le scatole mancano sia l'alimentatore che le cuffie a cavo AirPods. Durante il keynote di presentazione, Apple ha spiegato che la scatola più piccola e il fatto di non aver inserito gli accessori sono state scelte dettate anche e soprattutto dal rispetto per l'ambiente, permettendogli un risparmio a livello di emissioni generali e consumo inappropriato di materie prime. Bellissimo e brava Apple, ma resto comunque convinto che seppur in tanti, non tutti, non hanno un alimentatore USB di tipo C a casa e questo accessorio non doveva proprio mancare. Parliamo sempre e comunque di dispositivi da oltre 1000 euro. Magari avrei lasciato la possibilità all'utente di decidere se averlo gratuitamente dopo l'acquisto e trovo che sarebbe stata per me una mossa più che giusta.
Entrambi i modelli sono quindi bellissimi da vedere. iPhone 12, seppur mantiene la stessa dimensione del display da 6,1 pollici, risulta essere più contenuto di iPhone 11 e di iPhone XR, sia in altezza che in profondità. Ora anche su questo modello c'è lo schermo Super Retina XDR con tecnologia OLED. Addio LCD. Personalmente trovo questo nuovo colore verde molto azzeccato e piacevole da vedere, da un aspetto molto più giovane e fresco ad un dispositivo iconico e riconoscibile, sempre comunque a prima vista. Che dire invece del blu pacifico di iPhone 12 Pro? Pazzesco, è molto più bello dal vivo di quanto si possa già apprezzare in foto e il fatto di essere realizzato con il telaio in acciaio gli dà l'aspetto di un prodotto premium qual è. In questo Apple è imbattibile. I dettagli sono curatissimi in ogni millimetro e questo nuovo colore gli dona da un lato un'eleganza sobria e dall'altro un carattere fortemente high-tech. Lo preferisco di gran lunga al verde dell'anno scorso. Entrambi i due iPhone hanno tante cose in comune e tante differenze fra loro. Il design generale è lo stesso e ricorda moltissimo iPhone 4 e 5. Ho qui con me un iPhone 4 e un 4S e un 5 e un 5S. Noterete come soprattutto con il 5 il design del telaio, il profilo e le proporzioni siano le stesse. Cambia rispetto a questi modelli usciti 10 anni fa circa il design frontale, ora full screen con display edge to edge e il materiale utilizzato sul posteriore che è completamente di vetro, mentre sul 5 era in alluminio. Su entrambi c'è per la prima volta su iPhone la connettività 5G, che darà accesso ad una velocità di download e upload senza paragoni rispetto al 4G. Gli iPhone 12 supportano praticamente tutte le bande 5G, tranne quella millimetrica che per quest'anno è riservata solo ai modelli USA. Le dimensioni di questi due primi iPhone 12 sono identiche al millimetro, tranne il peso che è di 25 grammi superiore nel Pro. Differente invece il materiale utilizzato, che è in alluminio su iPhone 12 e in acciaio su iPhone 12 Pro, oltre al modulo fotografico posteriore che vedremo fra poco. Condividono anche la dimensione del display da 6,1 pollici, che la tecnologia OLED, quest'anno anche sul modello non Pro. La risoluzione è quindi di 2532x1170 pixel a 460 ppi. La gamma cromatica supportata è la P3, il contrasto è di 2.000.000 a 1 e hanno entrambi il True Tone e anche l'HDR. In questo c'è una differenza alla luminosità. iPhone 12 ha un livello massimo di 625 nit nei contenuti standard, mentre il Pro di 800 nit e si spingono entrambi fino a 1200 nit in quelli HDR. Il Pro sarà quindi un 20% in circa più luminoso nell'utilizzo classico. Il display di entrambi è protetto dal nuovo Ceramic Shield, un vetro in grado di resistere maggiormente fino a 4 volte in più rispetto a prima. Troverete maggiori dettagli nei miei precedenti due video su iPhone 12 che vi lascio qui sotto in descrizione. Anche nel cuore batte lo stesso SoC, il nuovo chip A14 Bionic, che supera il modello A13 dell'anno scorso, considerato fino ad oggi il più veloce sul mercato, in tutti gli ambiti. Dai primi video teardown è emerso che iPhone 12 ha 4 GB di RAM, mentre il Pro ne monta 6. Anche la batteria montata è la stessa da entrambi i modelli. Si tratta di un modulo AL da 2815 mAh, inferiore di circa il 10% di capienza rispetto a quella di iPhone 11 che era di oltre 3000 mAh. Come mai? Il nuovo chip A14 è costruito con un processo produttivo a 5 nanometri, il che vuol dire più piccolo, si scalda meno e ha un consumo energetico inferiore. Non posso dire ad oggi se la durata della batteria sarà inferiore, uguale o migliore dei modelli dell'anno scorso. Ne parlerò sicuramente nei due video di recensione in arrivo la prossima settimana. La differenza più importante fra questi due iPhone è però il comparto fotografico. iPhone 12 ha un sistema a due lenti, mentre il Pro un sistema a tre lenti, con l'aggiunta dello scanner LiDAR per la rilevazione di oggetti circostanti e per una maggiore fruibilità e precisione dei contenuti in realtà aumentata. Troviamo quindi su entrambi i modelli la lente grandangolare da 26 mm con apertura record f1.6 e un ultra grandangolare da 13 mm con apertura f2.4 con angolo di campo di 120 gradi. La terza lente, esclusiva del Pro, è un teleobiettivo da 52 mm con apertura f2.0 in grado di regalare zoom ottici fantastici con migliori risultati nelle foto ritratto. C'è anche la modalità notte ulteriormente migliorata su entrambi i modelli, ma sul Pro è più potente grazie allo scanner LiDAR che permette di effettuare scatti pazzeschi e in modalità ritratto anche in scarsa condizione di luce, utilizzando il rilevamento del nuovo scanner.
per la prima volta al mondo, e non intendo per il settore smartphone, ma quello del video recording, i nuovi iPhone 12 sono in grado di registrare filmati in 4K con lo standard HDR Dolby Vision. Sono curioso di vedere i risultati e per farvi capire è lo stesso formato di visualizzazione HDR che troviamo nelle migliori produzioni cinematografiche e sono compatibili con le televisioni di ultimissima generazione come gli OLED di LG. Se iPhone 12 si ferma ai 30 frame per secondo, il Pro arriva fino a 60 in questa modalità, da provare assolutamente. Per il comparto fotografico anteriore troviamo lo stesso identico sistema True Depth Camera, composto dai sensori di sblocco per il Face ID ancora più veloce e un sensore da 12 megapixel in grado ora di scattare foto con Smart HDR, Deep Fusion e in modalità notte, tutte cose che testerò per le recensioni. Come novità, troviamo su entrambi i modelli il sistema di ricarica wireless Apple, chiamato MagSafe, capace di portare da 7,5 a 15 watt la potenza di alimentazione senza fili. Lo fa servendosi di un sistema tutto nuovo che integra anche dei magneti che serviranno a posizionare in modo corretto la nuova base di ricarica MagSafe, venduta a parte. Ne ho una qui. Apriamo la scatola per vedere come si comporta. Nel solito packaging minimale Apple troviamo la base, più piccola di quanto pensassi, con connettore USB di tipo C. Non essendoci l'alimentatore nella scatola, sarà necessario acquistare questo a parte. Apple consiglia il nuovo modello da 20 watt che ho preso insieme alla base. 45 euro per la base e 25 per il caricatore. La base si attacca in modo magnetico al retro degli iPhone 12 con un grandissimo grip. Anche cercando di staccarlo facendolo penzolare mi è risultato impossibile. Buonissimo segno. Quando posizioneremo iPhone avremo anche una nuova animazione che ci indicherà lo stato di ricarica, un po' come quella di Apple Watch. Altra cosa molto interessante è rappresentata dalle nuove cover. Io ne ho prese due in silicone, una blu e una trasparente. La cosa che mi piace tanto è che quando andremo ad applicarne una, troveremo una nuova animazione sugli iPhone che ci mostrerà il colore della cover stessa. In questo caso la cover era blu e il cerchio di animazione sarà nello stesso colore. In più le nuove cover proteggono anche la parte inferiore frontale di iPhone che rimaneva scoperta negli altri modelli degli anni precedenti. Molto molto bene. I prezzi. iPhone 12 ha un prezzo che parte da 939 euro per il 64 GB, mentre iPhone 12 Pro parte da 1189 nel taglio base raddoppiato da 128 GB. Se paragoniamo lo storage, iPhone 12 da 128 GB costa 989, quindi c'è una differenza di 200 euro fra un modello e l'altro a parità di storage. Per ora mi fermo qui, ho detto già tantissimo, non mi resta che provarli entrambi e portare le due recensioni molto curate e approfondite appena sarò pronto con i miei giudizi. Spero che la prima possa già arrivare entro la fine della prossima settimana. Nel frattempo non perderti i miei due video precedenti su iPhone 12 che trovi linkati qui sotto in descrizione. Che ne dite di questo primo sguardo ad iPhone 12 ed iPhone 12 Pro? Avete intenzione di comprarne uno o di aspettare il Mini o il Pro Max o di passare quest'anno? Fatemelo sapere nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciatemi per favore un bel like. Nel farlo iscrivetevi al mio canale attivando la campanellina delle notifiche perché sono in arrivo tanti altri video su tutta la gamma iPhone 12. Stavo riguardando iPhone 4, ma quanto bello era! E soprattutto, come facevamo a fare tutto su un display così piccolo? Ci vediamo presto qui sul canale. Mi raccomando, mascherina sempre e lavatevi spesso le mani. Un saluto da Francesco. Ciao!